Ciao bambini, come state? Dopo questo inverno passato che noia, sempre a casa, la cosa che amo di più è andare fuori e comprare con la mia mamma dei bei fiorellini profumati da mettere nel balcone. Mi piacciono tanto, soprattutto le violette. Io vado pazza per le violette. A voi piacciono? Vi ricordate tutti i bei lavoretti che abbiamo fatto insieme questo inverno? Tutti i lavoretti di riciclo creativo per rispettare la nostra bella e importantissima amica Terra. Vediamo. Tiro fuori dalla mia borsa il diario di Gaia, dove ho scritto tutte le cose che abbiamo fatto. Vediamo un po'. Ecco cos'era, ve lo ricordate? Io ce l'ho sempre nel mio astuccio delle cose più preziose, ma prima vi do un indizio. Ticchi ticchi ticchi, ticchi ticchi ticchi, ticchi ticchi ticchi, ticchi ticchi ticchi. Cos'è questa? Una molletta. E infatti nell'astuccino di Gaia delle cose preziose sta spuntando qualcosa. Vi ricordate cos'è? Tin 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 tin. Vi ricordate? È il pulcino che fa cucù, cucù, cucù. Era un lavoretto che io amo tantissimo. E adesso rivediamo insieme come l'avevamo costruito. Possiamo costruire oggi qualcosa di facile. Allora, dunque in casa mi sa che tutti abbiamo del cartoncino. Se non abbiamo del cartoncino abbiamo dei fogli colorati, se non abbiamo dei fogli colorati abbiamo dei fogli bianchi che possiamo colorare, e quasi tutti, anzi sono sicura tutti, avete lì a casa delle mollette, perché oggi stiamo per costruire il pulcino che fa cucù, cucù. Siete pronti? Vediamo se avete tutti i materiali a disposizione. Cosa ci servirà quest'oggi per fare il nostro pulcino? Una bella molletta, del cartoncino colorato e dei pennarelli di vario colore per decorare il nostro pulcino. Inoltre ci servirà ovviamente della colla stick. Beh, come abbiamo visto, il pulcino sta dentro un ovetto e ora io ho scelto del cartoncino viola da sagomare con le mie forbici, cioè da ritagliare. Sto facendo la forma di un bellissimo ovetto. Ecco qua il nostro ovetto. Come possiamo renderlo più carino? Con dei bei pois. Io adoro i pois. Una volta finite le decorazioni, dobbiamo dividere l'ovetto in due parti. Io ho preferito farlo a zigozago, anche perché solitamente i pulcini quando escono fanno molta fatica e spingono rompendo l'uovo in diverse parti. E ora dobbiamo attaccare queste due parti sulla nostra molletta. Prendo la mia colla stick e riempio la molletta sul lato dove andrò a incollare l'ovetto con la colla. Prendo le due parti dell'ovetto e le appiccico dove ho appena applicato la colla. Ecco. Ecco, il mio ovetto si apre già in due parti. Ma ora aggiungiamo il nostro pulcino. Prendiamo del cartoncino giallo e ritagliamo la testolina del nostro amico pulcino. Ed ora prendiamo del cartoncino arancione per fare il becco del nostro pulcino. Eccolo qua. Ci mettiamo un po' di colla e lo appiccichiamo sul musetto del pulcino. Già è carinissimo, ma per rifinirlo ovviamente ci mancano due occhietti. Oh pulcino, dove vai? Ecco, ti ho preso.
Ora dovremo sistemare il nostro pulcino dietro alla molletta per fare capolino. In questo modo. Dopo aver preso le misure, mettiamo la colla solo su un lato. Ecco. E ci appiccichiamo dove avevamo calcolato il nostro bel pulcino. Ed ecco qua il nostro piccolo amico. Cucù! Il pulcino ballerino, tic-tac, tic-tac. Allora, come mi è venuto il pulcino che fa cucù? Ah, quante cose abbiamo fatto insieme! Eh sì, ci si annoiava a casa, ma no, quando si facevano i lavoretti con Gaia, vero? Lo spero almeno. E io porto sempre con me nella mia borsetta il pulcino che fa cucù, cucù, cucù. Certo che il pulcino che fa cucù è un'idea per fare tanti altri lavoretti, perché dentro a questo ovetto potete metterci anche, non lo so, un dinosauro. Oppure potete fare un pacchetto regalo con dentro un fiorellino o una scatoletta con dentro un uccellino. Insomma, si possono fare tante altre cose con la molletta. Questo è solo uno spunto. Che bello, come mi piace fare girare la mia Erika e ripensare a tutte le cose che abbiamo fatto. E per fortuna c'è il mio fidato diario di Gaia, dove ho segnato tutto tutto. Io ovviamente ce l'ho con l'arcobaleno. Perché l'arcobaleno? Perché Gaia si veste tutta colorata. Perché l'arcobaleno è una delle cose più belle che ci sono al mondo. C'è tutta la pioggerellina che viene giù e poi si vede questa cosa così colorata che ci regala la natura. È o non è meraviglioso l'arcobaleno? E poi perché i colori sono allegri, divertenti e riempiono la nostra vita. Quindi questo è il motivo per cui Gaia è sempre tutta piena di colori. Colori però che rispettano sempre la nostra meravigliosa e unica amica Terra. E qual è il colore più bello della nostra Terra? Per me è il blu e il verde. Il blu dei meravigliosi mari e il verde della natura. Mi raccomando, non dobbiamo inquinarlo, dobbiamo sempre riciclare tutto. La plastica, la carta, così la nostra amica terra meravigliosa, la nostra casa che ci accoglie, starà bene. E quindi staremo bene anche noi. Ciao bambini, ci vediamo presto per rivedere insieme e far girare le nostre eliche e pensare agli altri lavoretti che avevamo costruito durante la quarantena. Iscriviti anche tu al canale di Gaia e il suo riciclo creativo, non solo per rivedere insieme tutti i lavoretti che abbiamo fatto durante l'inverno, ma anche per scoprire tutte le novità estive.